Per me è un onore essere invitato dal Rotary Lecco Manzoni. Io sono stato un rotaractiano, sono stato anche presidente, quindi conosco molto bene l'ambiente, l'associazionismo rotariano, e come professore del Politecnico di Milano, del campus di Lecco, polo territoriale di Lecco, ho accettato ben volentieri l'invito fattomi da due miei ex allievi che fanno parte del club, e anche dal presidente, che è un nostro collega al Politecnico, un apprezzato professor Alderighi. Marco Imperadori, professore del Politecnico, lo conosco da sempre. Lo conosco per le sue manifestazioni che faceva al compasso volante, so quali sono le sue capacità, so tutta l'attività che ha fatto per l'isolamento degli edifici, per i rapporti quindi che il Politecnico ha con gli stati esteri, per tantissime cose effettivamente che ha fatto, e era qualche tempo che non lo vedevo. Per me è stata una rimpatriata, una cosa veramente piacevole. Parleremo questa sera di alcuni temi collegati alle costruzioni. Io ho dato un titolo che, diciamo, evoca un po' le taglie dei vestiti di moda, diciamo XL, L, M, S, partendo quindi da una scala, da un approccio del Politecnico, di tutte, diciamo, realizzazioni e approcci che abbiamo fatto come Politecnico, su innanzitutto la grande scala e quindi il campus sostenibile, tutta la strategia che il Politecnico ha di gestione del proprio patrimonio in termini di sostenibilità. Poi farò fare un giro all'Expo e poi scenderemo di scala fino ad arrivare ad alcune sperimentazioni molto interessanti sviluppate con vari tesisti. Una fra tutte, per esempio, è un piccolo workshop fatto con l'UNESCO un anno e mezzo fa alla Valle dei Templi di Agrigento, e il padiglione sviluppato diciamo dai nostri ragazzi, eravamo noi e l'Università di Tokyo del Kengo Kuma Lab, quindi famosissima università internazionale. Il nostro padiglione è rimasto, quindi non è stato montato e poi smontato dopo il workshop, ma è diventato addirittura un padiglione tipo della Valle dei Templi di Agrigento, luogo eccezionale per proteggere scavi archeologici. Mostrerò questa sera molto volentieri un piccolo laboratorio che abbiamo costruito al Politecnico di Milano in Bovisa, e dove lavoro io ogni giorno. Si chiama Velux Lab, non a caso è stato fatto insieme a Velux, ma ha una particolarità, che è la prima active house in assoluto italiana all'interno del Politecnico, e ha un consumo praticamente zero. È un edificio di quelli che vengono chiamati nearly zero energy building, cioè edifici a quasi energia zero. Teniamo presente che è un edificio classificato CENED A+, e ha un consumo di energia praticamente nullo. Cioè l'energia che serve all'interno ci è data da un po' di pannelli fotovoltaici, dal grande risparmio che facciamo con l'involucro, altissime prestazioni, e con l'uso di nanotecnologie di materiali speciali. Sempre segnato l'evoluzione del mondo delle costruzioni l'Expo, e anche del modo di fare dibattito, di trovarsi tutti insieme nel mondo. Ora io credo che in Italia si sia un po' non sprecata l'occasione, perché l'occasione la vedrete, ci sarà. Io faccio sempre l'esempio, è un po' come la nazionale: prima tutti sono contro, poi quando vince il mondiale sono tutti tifosi. Ecco, l'Expo avrà questo effetto. Quindi quello che voglio dire è di andarci, perché merita. Ci sono padiglioni straordinari, il tema è straordinario, Feeding the Planet, Energy for Life, e anche qui non capisco certe polemiche sul fatto che ci sia il padiglione McDonald's piuttosto che Coca-Cola. C'è anche Slow Food, c'è anche Italy, ci sono i padiglioni nazionali, c'è tutto. Quindi a ognuno poi starà a interpretare e capire a fondo il tema della nutrizione. Poi attenzione, il tema è Feeding the Planet, Energy for Life, non Feeding the Man, non è nutrire l'uomo, nutrire il pianeta, il che vuol dire che questo pianeta che ci dà vita, senza nutrizione, senza cibo noi non possiamo ovviamente sopravvivere, ma dobbiamo anche capire come nutrire questo pianeta noi per mantenerlo in vita, e quindi per continuare in modo sostenibile, diciamo, la nostra presenza, la nostra occupazione di questo prezioso pianeta.